è di Firenze lei? No, di Mestre. Ah, però c'è questo rapporto stupendo tra Veneto e Toscana, eh? Sì, 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 molto, molto, molto bello, molto bello. Tutto. Sì. Sì, da, a livello di bere. Quello è molto. Tra Chianti e Prosecchi là siamo proprio. Il gruppo storico di Viola Club Mestre. Sì. Ma voi conoscete Ciccio Rialti? Certo che lo conosco. È quello ben grosso con la barba. Sì, è nello stesso albergo a Smirne. In Austria, eravamo nello stesso albergo quando sono andato in ritiro con Fatim Terim. Addirittura da Sheffield, addirittura in Austria, sì, l'ho conosciuto. Cosa pensate di Alessandro Rialti? Cosa pensate? No, ma io lo conosco perché tutte le volte che vado a Firenze, perché ho l'abbonamento, vedo la Fiorentina, questo qua lo trovo sempre, ciao Rialti, ci siamo conosciuti così, e lui mi ha dato qualche numero di telefono di qualche donna? Dirigente, no, di qualche dirigente della Fiorentina, e io sono in contatto con dei dirigenti della Fiorentina. Addirittura sono amico di Corvino, quindi lo sto aspettando per domani. Giovanni Galli lo conoscete? Sì, anche quello. Tutto di bello di una persona corretta, simpatica, eccezionale. Ma come portiere? Bravissimo. Ma voi dove lo seguite? Su? Ma io sinceramente su smartphone. Un trio di motociclisti direttamente da Firenze per vedere il Milan. No, quello mai. La Juve? Quello mai, no. Quello mai. La Fiorentina? La fede non si cambia, però ci hanno levato la passione, non va bene. Senza parole, davvero senza parole. Dava fastidio che quattro mercati non tirano fuori un euro e sarà una squadra decente, li stanno vendendo tutti. Giustamente, fanno bene andare via. Io sono d'accordo, i giocatori vanno via perché tanti... Ma secondo te vanno via anche della Valle? Speriamo. Senti, sai che hai detto che che ti fai un cicchino ora? Mi stavo facendo un cicchino, ma non parli, di Fiorentina non parli, non ci capisci nulla di calcio. Oh, praticamente quasi niente. E allora cosa sei? Sono venuto a fare un giro in moto. Scusa, ma Alessandro Rialti, te lo conosci? Capisco. No. Te lo conosci Alessandro Rialti? No, mi spiace. Nemmeno te, ora venga anche da te, aspetta, perché nemmeno te conosci Alessandro Rialti. Conosco Alessandro. No, è un giornalista e Corriere dello Sport. Che fa questa trasmissione insieme a Giovanni Galli. Giovanni Galli lo conosco. Giovanni Galli lo conosco, candidato sindaco. Ah, ecco. E te invece Giovanni Galli lo conosci? Portiere, ho sentito l'ultima parola. Quasi, quasi sindaco. Quasi sindaco, certo, è portiere. Nell'82, sì. Io giocavo al Cagliari. Nell'82 c'era Zoff. Sì, Zoff. Sì, Zoff e Bordone. Nell'86 c'era lui, ha preso i gol da Maradona con la manina. Ah, che miseria. Fortissimo. Grande, mi dispiace, te. Mi informerò meglio. Grande uomo. Grande uomo. Siamo un posto molto diverso, si vede, niente mare, nemmeno gli uccelli misteriosi delle altre puntate, e siamo a Moena, fa più fresco, ma la location, scusami tanto, è sta peggio, onestamente, e lo dico piano, perché mi sento. Però in compenso qualcosa è successo intanto che la Fiorentina sta lottando disperatamente per capire quale sarà il suo futuro, è arrivato un giocatore importante, per vedere tutto, un giocatore importante, è un mediano vero, giocatore di quelli che piacciono sicuramente a Pioli, che può stare davanti alla linea difensiva, però arriva un giocatore, ti ripeto, di prima fascia, ma allo stesso tempo va via uno. Ti ripeto a chi? Ti ripeto a te, nostro ascoltatore. L'unico. Cioè, ne abbiamo uno o due forse. Lui e famiglia. No, tra l'altro io saluto l'unico ascoltatore e dico che oggi siamo stupendi, perché a parte che eravamo prima nel campo ci hanno buttato fuori clamorosamente, la fanno nostra bene, potenza. Hanno fatto benissimo. Ma al di là di questo, davvero, dal mare alla montagna noi ci abbiamo messo un attimo, preso la macchina. E vedrete quando saremo nel lago, sì, non fuori, dentro. Dentro, a negare. Alessandro, sì. Ciao. Buonasera. Ti vedo in buonasera. È l'aria fresca. Io è la prima volta che vengo a Moena, in 15 giorni, te anche, però il clima è tranquillo. Tranquillo il clima, rifacciamola, perché questa è una male, una malissima. No, io ho visto ragazzi sereni. I ragazzi sono molto sereni, e sono sereni anche perché
Pesino va via, Borgo è già andato, Bernardeschi ha le valigie in mano e se le sta contendendo le valigie con calma, quindi siamo sereni e l'aria è perfetta. Se siamo fuori qui a fare un'intervista in piedi, perché le sedie che non ce l'hanno date. No, anche perché sennò poi si vedeva tutto il cartello bianco, sì. E nemmeno il campo ci facciamo. C'è una notizia importante, prego voi, uomini della tecnologia, di farlo notare. Non ho pantaloni corti, ma ho pantaloni lunghi. Sì, eccezionale. È una cosa che cambia strutturalmente la mia visione del mondo. Io intendevo, prima sereno, comunque i ragazzi, i più giovani, sembrano non averti. Ragazzini bellini, li abbiamo visti in questi giorni, alcuni interessanti, qualcuno farà sicuramente parte anche della prima squadra, però tutti aspettano i colpi di Corvino. Per tutte è un giocatore importante, però ne aspettano almeno altri 3 o 4. Faccio vedere 3-4. Ma quali sono i nomi? Uno dovrebbe essere il Ciolito. Però il Genoa è stato venduto. Ma non è stato venduto il Ciolito, siamo il Genoa. Ma questo non pensi che possa complicare? Non credo. Comunque c'è l'alternativa, potrebbe essere Zapata, poi secondo me arriverà sicuramente anche un altro centrocampista. Ed essere che è un altro giocatore, secondo me, di prima fascia per questa Fiorentina, ma verrà anche un difensore esperto di qualità, uno che c'ha storia, perché i ragazzini hanno bisogno anche di punti di nomi. Sì. Nomi. La gente vuol sapere i nomi, Alessandro, nomi. Ma, perché qui verrà. Potrebbe. No, quello non di sicuro. Paletta. Paletta. Ti piace Paletta? No. Te lo volevi portare la paletta? Sì, la paletta a Follone. Paletta a Moena. Sarà un'altra volta. Non mi sembra. Paletta può essere un nome. E poi ci possono essere, e qui ripeto, sono giocatori di grande esperienza. Quindi guardate, giocatori di esperienza che possono essere disponibili, ovviamente, a cifre da saldo. E potrebbero venire, ci sono. Quindi prestate occhio. Allora, ora sull'argomento Fiorentina noi caliamo tre assi abbiamo oggi. Abbiamo Leonardo Soltani da San Paolo. Grande colpo. Sì, tra l'altro lo possiamo anche chiamare grande colpo. Giovanni Galli e secondo new entry Matteo Roggi. Ho fatto un pezzo Giovanni Galli tra i migliori giocatori e portieri. Come mai non dici mai portieri? Portieri, l'ho detto. E un new entry, abbiamo sostituito Alan Wang con Matteo Roggi. Vediamoci. Buongiorno Leonardo Soltani dal Brasile, dove sei di preciso? Buongiorno a voi, e sono insomma Ribeirão Preto, interiore di San Paolo. Qui sono un quarto alle 7 di mattina, siamo un po' lontani. Ecco, noi invece siamo sulle Dolomiti, quindi dalla montagna al quasi mare, anche perché lì non è proprio mare, ma te si sa che vivi sul mare fondamentalmente. Sì, no, qui siamo lontani dal mare e fa anche fresco. Essere in Brasile, sinceramente, ieri sera c'era una temperatura di 12 gradi, per cui insomma, parlare di Brasile sembra insomma. È come parlare di Vittor Hugo. Esatto. Invece ho fatto delle buone referenze l'altra sera a un ristorante a San Paolo, un ristorante italiano, però da insomma direttore della sala, che era un tifoso del Palmeiras, mi ha dato delle ottime referenze su Vittor Hugo, mi ha detto che è un grandissimo calciatore e sapeva chiaramente il trasferimento alla Fiorentina. A Moena quasi non c'è venuto nessuno. Vuol dire che a pranzo stavano più larghi, no? Sono tutti a sedere. Senti, a parte le battute, credo sia un po' una situazione, insomma, quest'anno mi sembra ci sia proprio una rivoluzione, per cui hanno deciso di cambiare un po' il volto della squadra. Ora, diciamo Pessino che è l'ultimo un po' colpo, perché a parte Hanec e Bernardeschi che un po' sapeva, diciamo, è stato, dovrebbe essere l'ultimo colpo in uscita, quello di Pessino, però è anche un colpo che sapeva che poteva succedere da un momento all'altro, essendoci una clausola, diciamo, tra virgolette, abbastanza accessibile, no? Per cui non impossibile per le squadre di prima fascia. Per cui diciamo che è un'operazione che non è una grande sorpresa. Ma io credo innanzitutto c'è un allenatore nuovo che deve comunque dare
sensazioni positive, e comunque ragazzi, ognuno di loro deve pensare non chi parte ma a loro stessi, quindi a chi resta, e i ragazzi, soprattutto quelli che restano, avranno ancora più possibilità di mettersi in mostra con il nuovo allenatore, per cui diciamo, partendo poi big, anche i più giovani hanno delle chance, no, di mettersi in risalto, e per cui credo che il clima sia assolutamente positivo. E poi ricordiamoci, abbiamo ancora un mese per chiudere il mercato, un mese abbondante, per cui aspettiamo un attimo prima di entrare i giudizi. È chiaro che fa un po' effetto, perché praticamente la squadra che c'è stata in questi ultimi anni è stata totalmente smantellata, per cui questo fa un po' sicuramente effetto. Che mercato è, Matteo? È un gran bel mercato, finalmente dopo tanti anni di una sorta di recessione, di austerity calcistica, vedo che inizia a circolare molto denaro all'interno del circuito italiano, i giocatori forti rimangono in Italia e vedo con piacere tanti scambi fra squadre italiane di grande livello, quindi è un mercato bello. Se poi pensate che è un grande mercato, bello, emozionante, e se perché fino a una decina di anni fa le squadre partivano per il ritiro con le rotte di fatto complete, no? E poi andavano a toccare qualcosa nell'ultima parte del mercato, negli ultimi 10 anni le vere botte di mercato si vedono verso la fine di agosto. Adesso invece siamo neanche alla, insomma, la prima, non abbiamo raggiunto neanche la prima metà del calciomercato, e ci sono tanti colpi, tanti belli ce ne sono stati, e tanti sembrano, insomma, essere in arrivo. Quindi finalmente un calciomercato divertente anche da seguire da fuori. Quei giocatori che poi di fatto non hanno piacere di rimanere a Firenze, ma come giusto che sia, quindi se uno non ha piacere di rimanere è giusto che se ne vada. Il direttore secondo me sta facendo un grande lavoro, perché cercherà di monetizzare, quindi di portare a casa più soldi possibili. Poi credo che finite le cessioni dei giocatori più importanti, la Fiorentina avrà messo in cassa tanti milioni che potranno essere reinvestiti per allestire una squadra anche più competitiva prima dell'inizio. Due ragazzi arrivati, la mia opinione io ve la do alla fine del girone di andata, perché bisogna vedere come impattano con la città, con il calcio, con insomma, Firenze è un ambiente particolare. Io non sono un grande tifoso dei giudizi dopo 10 giorni di preparazione. Quando uno cambia squadra, quando un calciatore poi nella fattispecie arriva a Firenze con tutte le difficoltà che comporta la nostra bella città, io prima di dare dei giudizi aspetto sempre qualche mese, quindi quello che posso fare, gli posso fare un in bocca al lupo. Sicuramente faranno bene, ma insomma un giudizio tecnico aspettiamo, è difficile darlo adesso. In questo momento c'è veramente una situazione di grande difficoltà per tutti, soprattutto per i tifosi, soprattutto per chi ha a cuore la maglia della Fiorentina. Vedere tutti questi giocatori, i più importanti, i più rappresentativi, che lasciano la maglia viola, ma soprattutto non ci sono arrivi, non ci sono giocatori che ti possano rassicurare in questo momento per quello che potrà essere un progetto. Io ho detto anche l'altra volta, do fiducia alla società, do fiducia soprattutto a Corvino, alla sua abilità, mi auguro e spero, e sono fiducioso che il 30 d'agosto abbia messo a disposizione di Pioli. Mi auguro che lo faccia prima, perché il 30 d'agosto il campionato ha già fatto 2 domeniche di campionato. Mi auguro che lo faccia prima, però il 30 d'agosto sarà l'ultimo giorno, no, dove termineranno tutte le attese e inizieremo a fare sul serio, cioè a fare le nostre valutazioni, le valutazioni che sono quelle sui giocatori che sono usciti, sui giocatori che sono arrivati,
e vedere quello che potrà essere il futuro di questa squadra. Io sono convinto che la Fiorentina non possa fare da comparsa nel campionato italiano. La Fiorentina deve essere protagonista, cercare di puntare a uno di quei primi sei posti che garantiscono l'Europa, sempre per la sua tradizione, per la sua forza, per tutto quello che è stato la sua storia, per cui lì dobbiamo cercare di arrivare. Senti, conosci questo ragazzo francese centrocampista? No. Che è arrivato? No. No, non mi voglio esprimere, ripeto, aspetto il 30 d'agosto. Tanto oggi, vedi, la campagna acquisti che ha fatto il Milan, una campagna acquisti roboante, no? Poi dopo devi metterli insieme e probabilmente c'è il calciatore che trova continuità nel suo lavoro, nelle sue prestazioni, c'è chi magari inciampa, chi magari non ti rende per quello che è, per quello che non è, per cui sai, il mercato logicamente accende gli entusiasmi, no? Da Firenze li spegne, a Milano li accende, però poi dopo è il campo che parla. Con la musica di 90esimo minuto alle spalle, uno spettacolo fatto a mettere apposta da noi, il nostro potere, è questo, venire a Moena a fare ciò che ci pare, assolutamente. Anche questa trasmissione, certo, direi, certo. A dir poco ridicola, ma esagerato. No, divertente. Allora, abbiamo sentito i nostri tre assi, abbastanza preoccupante anche quello che dicono loro, insomma, detto da tre campionissimi, due campionissimi e un esperto di mercato come Matteo Loggi, insomma. Sai, d'altra parte, tu pensi, in questo momento Kalinic sta tornando a casa perché ha problemi, pare, per questo furto, e comunque furto? Sì, ha avuto un furto a casa. È il secondo, allora? Non è sempre lo stesso, allora non l'hanno risolto. Intanto c'è addirittura la polizia municipale, ha fatto anche una multa. Sì, hanno fatto due multe. Allora a questo punto c'è il problema di Kalinic, cioè che è ancora lì, va al Milan, intanto il Milan si è bruciato due candidati eccellenti come Morata e Aubameyang, però c'è sempre il Gallo, il Gallo di Torino. E quindi lì ancora qualche dubbio c'è, ma alla fine andrà a Milan, direi ad 80-90%, anche 95%. Bernardeschi si aspetta soltanto il comunicato ufficiale per il trasferimento alla Juve, e quindi Vesino si aspetta un altro comunicato ufficiale, quello dell'Inter. È chiaro che la gente non è che sia felice, nessuno, nemmeno i nostri opinionisti. No, assolutamente, però noi sì. Noi sì, perché noi ci dà sta disposizione. Volevo dire, per chiudere, seguitemi, siamo sempre più vicini, eravamo separati, prima io dietro e avanti, sì. Poi uno accanto all'altro, poi ci stavamo le ampiore, un po' parte il bacio d'amore. Siamo ormai, no, la cosa incredibile, io ho fatto di più. Io quasi. La cosa incredibile, continua l'assentismo delle donne in questo programma. Questa è colpa tua, anche perché tutte quelle scene non le hai bruciate. Bruciate tutte. Diciamo la verità. Ho provato a lanciare una qua. Hai tentato anche una minorenne. Ma niente. Allora, siccome noi non abbiamo preparato veramente niente in questa avventura, ora abbiamo però due o tre sponsor, ma così che non ci danno una lira sempre. Sono i migliori, sono che stupendi. Non possano protestare. Tanto che noi inquadreremo qualche folletto, li inquadriamo tutti, li diciamo, sì. Senza prendere una lira. Va bene, sì, però non è che possano venire a dire la trasmissione fa schifo. No. Pubblicità. Allora, io non so dove siano le altre squadre dislocate qui tra i monti, anzi no, so sicuramente che il Milan, Roma e Juventus sono negli Stati Uniti a fare delle amichevoli che contano. Noi purtroppo abbiamo fatto per la Fiorentina Trento, che comunque dovremo anche chiudere con Fiorentina Bari. Però dopo va in Germania, poi c'è la partita in Portogallo, è andata anche lì. Tutti gratis, come Portogallo.
Abbiamo un umorismo veramente. Anche in pensione vanno bene. Però il Milan ha fatto la prima uscita, ha perso, guarda caso ha preso due gol da quell'attaccante che tanto vorrebbe, ma poi dopo ripiegherà, come ha detto Alessandro, su Kalinic. Come l'hai visto il Milan? Il Milan ha grandi giocatori, quasi tutte le prime scelte di Vincenzino Montella, però dovrà mettere insieme. Poi quando devi mettere insieme tanti giocatori del genere rischi sempre di pigliare la faccia nel muro, perché se non vinci subito ti fa presto arrivare a mangiare il panettone. Quindi lui è bravo, molto intelligente, ha preso giocatori forti, ma questo non vuol dire assolutamente che il Milan sia già una squadra in grado di lottare con la Juventus, e questo invece dovrà fare. La sorpresa secondo me per certi aspetti è l'Inter, che era attesa a fare molto meglio del Milan, e per adesso un pochino, devo essere onesto. E oltretutto, scusami, sembra che stai rifacendo il centrocampo della Fiorentina. Alla fine fa tutta la Fiorentina, non mi pare come fosse. Grandi idee non ne hanno volute. Se poi vengono a prenderci il vecchio Aquilani, Pizzarro, sì, si rifatti sì, tutto una volta. No, tra l'altro mi sembra che ciò che disse Alan Wang l'altra volta si sta. Mister Wang è stato terribile. Quando ha dato delle cose. Mi sembra che comunque non stanno facendo degli investimenti. Vediamo, perché sai quello cosa c'è ancora. Inter ovviamente. C'è ancora un mese. E quindi vediamo, certo, se una squadra deve essere costruita. Se te arrivi, siamo arrivati da poco alla fine di luglio, se arriva a dirlo, si tratta di passato un suo caro amico Luca Calamari, la Gazzetta dello Sport, ha fatto finta di non conoscerlo, è l'impegno a parlare, ma scusava, ha fatto un sorrisino sognone, speriamo sul mondo, caro signor Calamari, un altro, guarda qui, prego, venga pure, no, ma può venire, tutti così, tutti in questo modo. No, ma a noi ci piace, se glielo dici davanti, guarda, stupendo. Bacino. Giornalista di Premium. Giornalista. Il nostro maestro, la nostra guida spirituale è e sarà sempre Ciccio Rialli. Questo vuol dire che sono morto. No, ma visto che sei qua, no? Noi stiamo parlando un po' del calcio in generale. Fiorentina, Milan. Posso solo dire che Ciccio è la nostra guida spirituale. In questi momenti difficili, quello che scrive lui rappresenta una direzione chiara per noi da seguire. Tanti loro la seguono e cascano tutti. Però guarda, noi stiamo facendo tutto il contrario, quindi voglio dire. Dai, tranquillo. Due battute su quello che vuoi. La Fiorentina, il Milan. La Fiorentina. Bisogna prendere la filosofia e il karma di Pioli, lavorare con quello che c'è, andare avanti, non vivere di speranze e cercare di creare un gruppo al riparo da tensioni, da disturbatori, da noi, da giocatori non convinti, e quindi andiamo avanti. Io 11 giocatori li avremo, quello che ha detto Pioli ieri, noi ci preoccupiamo di presentare una squadra generosa, combattiva, che non deluderà il pubblico. A questo siamo fermi. È quasi un dirigente. Guarda, c'è il microfono, Alessandro. È un dirigente. Vi saluto. Grazie. Ciao. Questa, però questa volta diceva di non è importante. Sì, ma siamo al blocco Milan, però. Ah già, tornano indietro. Noi oggi stiamo ritardando. Blocco Milan. Però è stato un grande colpo per la nostra trasmissione. Hai visto. Solo te potevi fare un colpo, avere Mediaset dentro il nostro programma. Ma chi ci riesce? Il problema non è che avrei la Mediaset dentro il nostro programma. Il problema è avere noi due dentro. Sì, esatto. Tra l'altro, grazie a Cavalieri della concessione che ci fa. Grazie a tutti. Sentiamoci Giovanni Galli, espertissimo in Milan. Matteo Roggi, espertissimo in calcio mercato, anche perché suo papà in passato ha avuto molto a che fare con il Milan. Uno ci venne anche a Firenze, Ambrosini, no? Sì, esatto. E poi Leonardo Soldani. Il Milan fa sul serio, Milan fa sul serio, lo ripeto, è una squadra che comunque ha fatto un po' un all-in, no? Sta provando a quest'anno a fare grandissimi investimenti, e dico che non sarà facile anche per loro, perché comunque ci sono squadre più rodate come il Napoli,
tirando fuori Juventus, che comunque rimane la favorita. Napoli e Roma sono squadre che hanno cambiato bene, che saranno già pronte fin dall'inizio, quindi rimane un po' una lotta con l'Inter, credo, a questo punto, per il quarto posto, per cui sarà un duello milanese per arrivare sopra delle prime quattro, e un Milan che ha investito di tanto, se non dovesse entrare la Champions, insomma, sarebbero, credo, grandissimi problemi, per cui è un po' un all-in, come si dice, no? Per cui vediamo un po', non è un lavoro facile per Montella. Tu che conosci bene l'ambiente del Milan, sta facendo sul serio, eh? Milan sta facendo un grandissimo mercato, ricco di anche di colpi di scena, no? con la vicenda Donnarumma. Adesso vediamo cosa faranno, perché così credo gli manchi solo un attaccante. Il fatto che Morata sia andato ufficialmente a Chelsea, se non sbaglio, di decisioni del del calciatore di Devano, ad ogni riferimento sul piatto per il Milan rimane Belotti e Kalinic. Abbia completato alla grande una sezione di mercato come non si vedeva da tanti anni. È arrivato Bonucci anche, c'è un po' di polemica intorno a questo affare. La tua opinione su chi ci ha guadagnato e chi ci ha rimesso? Fabrizio, chi ci ha guadagnato e chi ci ha rimesso? Secondo me, se una società come la Juventus decide di privarsi di un giocatore come Bonucci, vuol dire che i presupposti, no, per mettere in piedi questo tipo di trattativa. Evidentemente il ragazzo aveva bisogno di altre motivazioni, ha fatto molto bene, ha vinto tutto con la Juve, quindi io non vedo niente di strano, e credo che quando c'è la volontà delle parti per portare in fondo ci guadagnano tutti in egual misura. Poi chiaro, alla fine del campionato, se la Juve ha rivinto il campionato, vince la Champions, evidentemente ci ha guadagnato la Juve e non il Milan, ma può succedere anche il contrario, quindi dobbiamo aspettare tutto il campionato poi per tirare le somme. Effettivamente il profilo tecnico e della gloria ci ha guadagnato. Io credo che sotto il profilo prettamente così legato al calciomercato, insomma, è una bella operazione inaspettata, condotta molto bene da tutte le parti, quindi nel silenzio, non so, fuori solo quando di fatto poi ormai era ufficiale, no, l'arrivo di Bonucci, quindi un altro grande colpo del Milan. Fabri, io credo che quando vai a fare un investimento del genere, io non conosco esattamente quelle che sono le cifre, però conosco, probabilmente so quello che sapete voi leggendolo dai giornali, ma io non penso che comprato Bonucci senza prima essere ben confrontato con Montella, e non credo che Montella vada a far spendere dei soldi alla sua società prendendo un giocatore che poi non ritorna, non è funzionale a quelli che sono i suoi dettami tattici, quindi credo che Montella abbia ben in mente il lavoro da far fare a Bonucci, che rimane comunque, secondo me, a prescindere da quelli che poi saranno le evoluzioni tattiche del Milan, rimane comunque un valore aggiunto, perché è un giocatore molto forte fisicamente e ti dà quel qualcosa in più a livello tattico, quindi io sei sempre nella mia squadra. Pessino Inter, Spalletti lo vuole sicuramente, è un calciatore secondo me molto forte, un'operazione semplice, perché quando c'è una clausola decisore è molto facile, basta, vai lì, porti i soldi e il giocatore te lo porti a casa. Poi in virtù di quelli che sono i rapporti fra le società, probabilmente cercheranno di trovare così un punto d'incontro per cercare di spalmare quello che è il pagamento del calciatore, ma il calcio e il calciomercato è molto strano, quindi è fatto quando vediamo l'ufficialità, quando vediamo la firma, no? Non si sa mai, vedi cosa è successo a Ilicic, sponda Samp Atalanta. Scusa, il giocatore è quello che deve apporre le firme su un contratto,
Okay. Quindi se un trasferimento viene ultimato nella misura in cui il calciatore appone la firma, se non la mette la firma il trasferimento non si fa. Quindi Vecino potrebbe rifiutare di andare a Milano sponda Inter, perché oggi l'abbiamo visto molto motivato qui sul campo, eh? Ma secondo me è possibile che possa rifiutare, certo, perché no? Sì, credo che abbiano fatto una campagna acquisti più che cessioni, perché cessioni ce ne sono state ancora poche. Una campagna acquisti dove certamente l'entusiasmo del tifoso è arrivato a mille, la campagna abbonamenti sta viaggiando a ritmi forsennati, si è riacceso quell'entusiasmo vecchio di 30 anni fa, no? Quando arrivò il primo Berlusconi. Però bisogna avere pazienza, bisogna dare tempo a questa squadra di assemblarsi. L'altro giorno, martedì, io ero a fare la telecronaca della partita contro il Borussia Dortmund e devo dirti, ci sono state più ombre che luci, che di giocatori nuovi ce n'erano pochi in campo. Domani andrò a fare Bayern Monaco, la partita Milan-Bayern Monaco. Ci dovrebbero essere i nuovi arrivi che dovrebbero essere schierati dal primo minuto. Sono curioso di capire quello che sarà il lavoro di Montella. Non sarà semplice, non sarà facile. L'unico messaggio che gli posso dare, l'unico consiglio che gli posso dare è quello di iniziare a mettere in campo la squadra per quello che dovrà essere l'idea tattica. Perché nella partita ad esempio contro il Dortmund hanno fatto un 4-3-3 che non sarà quello che poi dopo ripresenterà, e allora probabilmente anche con le riserve, anche con i giocatori che stai cedendo, devi iniziare, no, a dare un'identità alla tua squadra, e altrimenti ci metti il doppio del tempo. A Milano purtroppo non hanno il tempo, a Milano c'è la necessità di fare risultati, di essere competitivo, e questo può essere un problema per i più giovani. Comunque è una squadra che se dovesse, oggi ti dico, l'altra volta ti ho detto di Bonucci, adesso ti dico dell'attaccante, se dovesse prendere davvero Belotti credo che potrebbe essere inserita nel lotto per vincere il titolo. Siamo alla Juve, attesissima, doveva aver fatto Sfaceri, prendere due o tre grandi giocatori per raggiungere il livello delle primissime da Champions. Per adesso ha perso Bonucci, che è stata una notizia mica da poco, forse era un retaggio del passato, forse c'erano dei problemi rappresi che sono esplosi. Resta il fatto che uno dei più forti difensori del calcio italiano ha scelto di andare da una concorrente. Questa è la cosa particolarmente importante. Fosse andato, sai, da una parte lontana, invece andando da una concorrente ha dato l'impressione di voler lasciare il segno, e questo è una sorpresa. È una sorpresa che saluta. Nessuno. Però mi do importanza. No, mai visto. Mi vergogno. Ascoltatore, unico ascoltatore. Sono disperato. Andiamo avanti. Quello che sta dicendo Rialti, il dottor Rialti, sulla Juve è veramente particolare, perché intanto Bonucci ha già fatto un gran casino per la storia della maglietta, il 19, eccetera, eccetera. Ma io ricordo ciò che ha detto Giovanni, quella sconfitta di Madrid, col Real Madrid, ha lasciato veramente tanto segno. E questo è il problema, perché se non reagiscano subito quel segno può diventare un problema, anche perché la sconfitta, come sempre, peserà sull'allenatore, che molti dicevano doveva andare via, invece è rimasto. L'allenatore è stato il protagonista principale dei problemi con Bonucci, e ora lui si sta giocando tutto in questo mercato. L'arrivo per esempio di Bernardeschi, più rapido possibile doveva essere, che invece così rapido non mi pare, sarà un altro problema importante. Quindi guardiamo questa volta con grande interesse questa Juventus, che non mi pare più così equilibrata, tranquilla, data per certa. Qualche problemino ce l'hanno, mi dispiace. Ma sì, anche a me. Ma può essere un problema di natura
è psicologica o... Non ha detto bene, quella, quel segno è rimasto, è un segno che comunque pesa, dovevano fare questa tripletta e non gli è venuta, l'assenza della vittoria in Champions è grave, pesa specialmente all'azienda, alla proprietà, all'allenatore, quindi direi che insomma la Juve quest'anno parte con un piccolo handicap e senza Bonucci. Certo, l'arrivo di Bernardeschi può dare una ventata di freschezza, ma anche per Bernardeschi non sarà facile. Ecco, mi piacerebbe invece entrare un po' sul tecnico. Sì. La partenza di un giocatore come Bonucci, che comunque impostava anche l'azione dalle retrovie, senti come sono preparato. È vero. E quale giocatore può sostituirlo? O ci sarà un cambiamento proprio di modulo? Io penso che Allegri dovrà cambiare qualcosa. Perché un giocatore che fa ripartire l'azione dritto per dritto come faceva Bonucci non c'è. E questa è come è successo anche alla Fiorentina, Gonzalo Rodriguez nei migliori tempi era il giocatore che faceva ripartire più velocemente possibile il gioco della Fiorentina. Quando Gonzalo ha cominciato a peggiorare hai trovato delle difficoltà. Penso che troverà anche la Juventus, e questo è un augurio, è una considerazione tecnica. Tecnica. Quindi torno un attimino indietro. Milan prende Bonucci, snatura il gioco di Montella, o Montella snatura il gioco? Montella è furbo, Montella è giovane ma è molto bravo, molto furbo e molto bravo. E i giocatori che sono venuti sono tutti giocatori che ha scelto lui. State tranquilli, quelli che sono arrivati non li ha portati la piena, li ha portati Montella. Dopodiché questo non vuol dire che fai una bellissima squadra, fai un sacco di giocatori importanti, parti male, ti gira male, a Milano dopo 30 secondi può succedere di tutto, capito? Non ce la mai. Luca Chialamai, una faccia, un volto, viene a salutarci. Non mi hanno salutato. Prego, l'ho baciato. No, ma io non posso stare in mezzo a due colossi così. Ma le vuoi fare una domanda a Luca? Sulla Juve? Sulla Juve. Dal senso di Bonucci. Bonucci. Ma una domanda seria? Sì, sicuramente. Guarda la faccia. Secondo te è un segnale negativo o è una cosa che la Juve riuscirà poi a trasformare in una occasione mancata o un cambio? No, il segnale negativo, oggettivamente è un segnale negativo. Cioè, Bonucci è il prototipo del calciatore che tutti vogliono, cioè il difensore bravo. Hai visto l'avevo detto io che prima. Fa partire però il gioco. Lo sta dicendo bene anche il dottor Cavallo. Ce ne sono pochissimi e quindi sono curioso di vedere se la Juve, che moltiplica i pane e pesci ultimamente, riesce anche a trasformare in positività questa, cioè a far passare un principio che è inconsueto nel calcio, che comanda la società e non comandano i giocatori. Ecco, se ci riesce anche con Bonucci sono bravi, però sono veramente curioso, perché oggi nel mondo puoi perdere Higuaín e ne trovi uno più o meno uguale. Ma i difensori con quelle caratteristiche non li trovi, e te lo dimostra il fatto che la Juventus, che è sempre stata bravissima nell'uscire e comprare, non riesce a comprare perché non è un'operazione che fa in automatico, perché non ce ne sono, e probabilmente la deve valutare per bene, deve fare delle scelte diverse per un progetto tecnico diverso. Pensa come parlo bene. Benissimo. Io mi sono quasi ipnotizzato. Ora tutti vedranno la differenza tra me e lui. E questo non mi no, lo so. Allora poco, fate una domanda io. Una veloce perché devi andare via, va a mangiare. Lo so, ma Montella snaturerà il suo gioco avendo preso Bonucci? No, ma Montella si trova benissimo con Gonzalo. Gonzalo è quel tipo di giocatore. Ho fatto apposta questa domanda. Più o meno grazie, c'è una continuità. C'è una continuità. Montella, io non sono convintissimo che lui sia felicissimissimo. Che deve vincere? Perché ora deve vincere. Ma non partecipare, ora no, deve vincere. Allora, nell'immaginario collettivo in questo momento si pensa a un Montello euforico e uno Spalletti disperato. Io penso sia il contrario. Sei riuscito a ottenere una cosa io e lui volevamo fare da 25 anni. Ma una trasmissione televisiva che si chiamava L'acqua santa e il diavolo. Ecco. Provando a chi era il diavolo. È difficile. No, lo faccio io, mi viene più naturale. Dai, due battute anche sulla Fiorentina, glielo facciamo dire. Sì. Dai. E lei è lui il padrone di casa. No, la Fiorentina, per come la vedo io la Fiorentina, è che bisogna avere l'onestà di dire dov'è il trampolino, l'asticella. L'asticella e vince l'altro campionato. Quindi quello va dal sesto posto in giù. Allora, dal sesto posto in giù io mi sento di poter dire che la Fiorentina farà una squadra competitiva, ma per quell'obiettivo.
noi eravamo abituati, diciamo con grande franchezza, negli anni passati a dire ma vediamo, si parte per l'Europa è sicura, però poi se c'è qualcuno va male, qualcuno che allora si prova, e ora no. Allora sono 5 squadre che fanno un altro sport. E poi devi arrivare prima della Lazio, dell'Atalanta, del Torino, delle Genovesi o chi andrà bene, e lo devi fare. Quello che mi piace è che comunque secondo me farà una squadra di gioventù e di talento, perché è una squadra che poi se arrivasse qualcuno che avesse voglia di investire non troverebbe un museo degli elefanti, ma troverebbe un qualcosa su cui ripartire. Sì, questa è la dimostrazione vivente che noi dobbiamo portare dentro, perché è grullo. Assolutamente, ma io decidi te intanto, no, questa trasmissione è tratti te, vi do una notizia, una notizia ai nostri, io so che la nostra mia azienda, vi do una notizia alla nostra azienda. Luca Calamai costa carissimo. Sì, va bene, però Luca, magari in due riuscivamo a mettere le sedie che ci hanno fatto levare. No, non ci si fa. No. Anche perché noi possiamo di più delle sedie, noi possiamo farlo se vogliamo io e Ciccio in mezzo al campo. Allora l'appuntamento prossimo è in mezzo al campo. Grazie Luca, grazie. E ora che si fa? No, a questo punto vediamo se passa al campo. Va pubblicità. Vai, benissimo. Pubblicità. Allora, mentre io guardo queste splendide montagne, sono veramente belle, che loro non vedano perché noi siamo sul campo, ma però sono veramente belle. Le raccontiamo noi. Le raccontiamo. Belle. Noi, belle. Senza neve, ma bellissime. Meno male. Mi viene in mente una domanda, un calcio di rigore. Sono montagne che la Fiorentina, e poi dopo ci agganciamo sulle romane, riuscirà a svettare? Questo, quello ha detto prima anche Luca Calamai, la realtà, cioè la Fiorentina non ha più in questo momento, non ti posso dire, il peso delle grandissime, cioè una volta era una delle prime quattro, poi delle prime cinque, ora è una delle prime otto, non vorrei fosse le prime dieci, quella è la seconda parte, quindi bisogna un attimino vedere. Questi ragazzi sono interessanti, però visto se non l'ho detto prima, ci saranno dei colpi. Corvino porterà sicuramente alcuni giocatori importanti e io insisto, oltre a Ciolito e a Zapata arriveranno, oltre ai difensori, anche un altro centrocampista. Quindi aspettiamo a dare un giudizio complessivo. Diciamo che per adesso siamo in subiudice. Senti, io oggi non so che cosa. Sì, oggi, esatto, oggi non oggi hai parlato inglese. Yes, io dico un yes. Beh, così ci sta sempre. Abbiamo yes, ok. Le romane. Le romane non stanno venendo tanto meglio di Fiorentina. La mia opinione è questa. Intanto hanno perso un allenatore importantissimo, anche se devo dire che anche Lucianino è andato all'Inter e ha fatto. E quindi mi pare che la Roma non sia più la Roma di questi ultimi anni. E ha trovato la cosa migliore che ha fatto è Totti dirigente, e francamente non credo porterà tanti punti. Ecco, scusa se ti interrompo. Ti voglio interrompere perché mi hai parlato di Totti. Fa un po' nostalgia un campionato senza Totti. A me ha fatto tanta nostalgia il campionato senza Antonioni. E devo dire c'è anche una canzone. Senza Baggio non è più domenica. E quindi anche senza Totti. Anche senza Totti, anche sì. Se io non ho mai tifato per Totti. Anche se però devo dire che vedo giocare il pallone era sempre comunque bene, giocava a pallone, ha tirato gli scavetti, era un grande giocatore. Quindi la Roma? La Roma secondo me rischia di doversi posizionare in zona Europa League e potrebbe anche scordarsi la Champions. La Lazio mi sembra in difficoltà, anche la Lazio, le due romane mi sembrano in una situazione di stand by. Torno all'inglese, stand by me. E quindi direi che la Fiorentina, se deve avere un punto di riferimento per sperare di recuperare posizioni, forse con Lazio e Roma, che ovviamente ha una squadra più forte in questo momento della Fiorentina, comunque la Fiorentina forse a quei livelli ci può provare, sempre che arrivino quei 3-4 colpi. E io sono certo farà Pantaleo Corvino. Senti, Pantaleo Corvino, però una domanda te la faccio. Meglio di Francesco o meglio Pioli? Meglio di Francesco o meglio Pioli? No, meglio Pioli. Guarda, di Francesco è bravissimo, giovane, capace, io l'ho apprezzato anche nel lavoro che ha fatto da sempre da giocatore. Però Pioli conosce Firenze, la conosce molto bene.
conosce i tifosi. Guardate, è successa una cosa fondamentale in questi giorni. Quando gli ultra vanno da un allenatore e gli dicono: tu lavora bene, fai la squadra, dia sempre tutto, e nonostante questo clima e si vede, noi saremo sempre con voi, vuol dire che Pioli ha catalizzato su se stesso la parte migliore del tifo. Noi saremo sempre con voi, ti immagini? Tutto l'anno, cioè, minimo 50 puntate. Ma si può anche peggiorare, perché sì, sono anche di sicuro. Quindi preparatevi. Tra l'altro, io vorrei poi coinvolgere, non lo so in qualche modo, ma un giornalista lì della Nazione ci manca oggi. Non è nascosto. Sentiamo Galli, Roggi e Sottani sulle All'attacco. Allora, Lazio deve risolvere il problema di Keita, e verrà risolto, probabilmente verrà ceduto. E poi hanno tutto il tempo per con i soldi che prenderanno di Keita per fare ancora degli acquisti. Leggevo stamani che davano come per diciamo quasi ufficiale il rinnovo di Nainggolan alla Roma, e questo secondo me è il vero colpo di mercato per la Roma, perché è un giocatore fondamentale. Poi con insomma questi nuovi arrivi diamogli il tempo di ambientarsi, ma sono sicuro che da adesso al 31 agosto si attrezzeranno tutti per ci metteranno noi tifosi di calcio nella condizione di vedere un grandissimo campionato di Serie A l'anno prossimo. La Lazio, al di là di quelle che possono essere le partenze, no, di alcuni giocatori, mi riferisco a Biglia e eventualmente a Keita, guarda, anche la Lazio è una squadra che sa lavorare bene. Devo dire che Iglitare è veramente molto bravo, profilo basso, testa sul manubrio, pochi proclami, ma i giocatori che è andato a prendere ci ha messo neanche 24 ore per portarli a Roma. L'ultimo abbiamo visto, Lucas Leiva dal Liverpool. È vero che era senza contratto, ma è vero anche che arrivava dal Liverpool, e essere stato in grado di andarlo a prendere in 24 ore e di presentarlo significa efficienza. Perciò alla Lazio c'è questo. La Roma bisogna anche qui aspettare un attimo. È arrivato un nuovo direttore sportivo che ha una grandissima conoscenza internazionale dei calciatori, per cui però doveva sottostare prima di tutto a delle regole ferree, che è il fair play finanziario. Io credo che adesso anche lui si muoverà e ci porterà delle sorprese positive. Io sono fiducioso per il nostro calcio. Intanto della prossima iniziativa della tua associazione che ci sarà a Firenze sotto la curva Fiesole, o sbaglio, qualcosa del genere? Ma guarda, questo è un progetto che è nato di qualche tempo fa. In uno dei miei viaggi all'estero mi era capitato di vedere un'area destinata a un parco giochi inclusivo, destinato a ragazzi normodotati, ma al tempo stesso anche a ragazzi con delle disabilità. Ecco, e vedere queste barriere mentali abbattute mi hanno spinto, no, a pensare a qualcosa anche per Firenze. Così è nata quell'idea, sono andato a cercare questa azienda che produce questi giochi, sono andato in comune a Firenze, ho presentato il progetto, loro mi hanno dato l'area che c'è lì alle spalle proprio della curva Fiesole, in viale Manfredo Fanti, no, a quei giardini dove c'è l'Olimpia. E lì nascerà quest'area, questo parco giochi. Dovremo iniziare i lavori i primi di ottobre, perché non vogliamo penalizzare i giocatori di adesso dei giardini, perché ci sono tanti ragazzi in questo momento che sono là, altrimenti avremmo dovuto chiudere metà giardino. Andiamo ad ottobre inizieranno i lavori, e spero entro Natale di poter fare l'inaugurazione. È una cosa che ci inorgoglisce, che mi auguro possa essere un messaggio ovviamente per abbattere queste barriere mentali, soprattutto. Le barriere architettoniche non spetta a me, le barriere mentali cerchiamo di fare qualcosa. Alessandro, eccolo qua. Intanto vediamo che siamo contornati da... Scusa, può inquadrare là? Qui c'è Mediaset. Sì, sulla Nazione. Qui c'è la Nazione.
Sì. Ma regista 2, stai lì a non fare nulla, ho capito, ma fa qualcosa anche, cioè, per far vedere che ci sei, doppia camera, noi insomma. Doppia camera. Doppia camera, sì, una doppia. E poi c'è una televisione strana. Bagno, vista mare. Poi abbiamo un sacco di televisioni, siamo in mezzo, siamo all'elite. Potete tornare su di noi perché siamo in conclusione di questa. Bene, lasceremo Moena integra com'è, lasceremo le montagne, il verde, fuori al di là della, della transenna, lasceremo i nostri due unici spettatori e vi prometteremo ancora follie del genere. Sì. Chiudiamo però con un inciso sul due battute. Torniamo seri. Sì. C'è stato l'anniversario di Borsellino. Sì. Vogliamo ricordarlo. Io mi ricordo, era un ritiro, anche quella occasione lì, fu una cosa terribile, una figura bellissima quella di Borsellino, un pezzo di storia, non solo lui ma tutti i suoi, perché ci si dimentica sempre che poi c'erano tutte le sue guardie del corpo, un pezzo d'Italia giusta, bella, che è stata tagliata, recisa all'improvviso. Sì, con tutto il cuore, non dimentichiamolo mai. Mai. Siamo sempre con la mente su quello di buono. Spieghiamo ai nostri figli, alle persone che abbiamo vicine. Ciao a tutti. Ciao. Io ho questo ricordo vago perché ero di fatto molto giovane e ovviamente poco interessato a quelle che erano le vicissitudini non legate al mio tempo libero in Italia, però la figura di Borsellino credo sia una figura preponderante e di, così dovrebbe essere di riferimento per tutti i ragazzi, perché è di una persona che ha sacrificato di fatto la propria vita per creare un'Italia migliore, quindi dovremmo tutti fermarci un attimo e a riflettere proprio pensando, facendo riferimento a Borsellino, su quello che possiamo fare noi per il nostro paese senza stare sempre a chiedere o a lamentarsi di quello che il nostro paese non fa per noi. Non si sono fermati. Io sul mio cellulare ho due frasi, no? Una di Borsellino e una di Borsellino e di Falcone, che è quella che non si può smettere di sognare perché si ha paura, non si può smettere di andare avanti seguendo i propri principi perché si ha paura, tanto si muore una volta sola. Ecco, questo è un messaggio importante, così come un altro messaggio straordinario è stato quello di Borsellino, che dice: io tutte le sere vado a casa e cerco di capire se mi sono guadagnato lo stipendio. Ecco, credo che questi siano due messaggi straordinari, da due personaggi che hanno messo a repentaglio, e purtroppo è stato così, la loro vita, e hanno messo a disposizione quello che è stato il loro lavoro per migliorare la nostra comunità, e lo hanno pagato un caro prezzo, non bisogna dimenticarlo.